Poi d'estate, cioè d'inverno avevamo bloccato la scuola, no? Che si può fare, sai? Abbiamo fatto 3 anni, però non devono passare, gli ha detto, che era quella il toro. Se non ci arrivo mai mi preparo. Stai considerai coinvolti col fascismo, quando solo nella mia Pola vi era stai 3.000 partigiani a combattere contro i tedeschi. Per la maggior parte di loro, come per me, la guerra non finì nel 1945. Siamo stati costretti tutti a lasciare tutto, l'esodo di un intero popolo. Restare significava essere tollerato, non poter battezzare i figli, asserviti. Che vita sarebbe stata sotto il regime comunista di Tito? E non era neanche facile partire, ovvero optare per avere la cittadinanza italiana. Non ti veniva concessa l'opzione se il tuo cognome non suonava italiano. Nella mia Pola dei 30.000 abitanti, dopo 2 mesi ne restarono solo 1.500. Siamo partiti con gli ultimi beni, eravamo esuli, profughi. E mi portò con me qualche scheggia di quella pietra calcarea bianca dell'anfiteatro. La maggior parte di noi viaggiò sul Toscana, un piroscafo transatlantico di 2.000 posti. Fece 12 viaggi verso i porti di Venezia e di Ancona. Da lì partivano i treni che ci portavano nei campi profughi. Io e i miei siamo sbarcati ad Ancona il 16 febbraio, una domenica. Siamo saliti su un treno che aveva la colpa di sventolare una bandiera italiana. La propaganda lo chiamava il treno dei fascisti. La sera del 17 siamo partiti stipati verso Bologna. Là in Egadà un pasto caldo, preparato dalla Pontificia Opera di Assistenza e dalla Croce Rossa. Siamo arrivati a mezzogiorno del 18 febbraio. Quando il treno si entra in stazione, il convoglio si sta preso a sassate e sputi da militanti comunisti. Il latte, destinato ai bambini, si sta buttando sulle rotaie. Per fortuna c'erano esercito e carabinieri.
Quel giorno, nella stazione di Bologna, c'è una lapide commemorativa con un testo concordato tra Comune e Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, che recita così. Nel corso del 1947, da questa stazione passarono i convogli che portavano esuli istriani, fiumani e altri. Italiani costretti ad abbandonare le loro case dalla violenza del regime nazionale comunista jugoslavo e a pagare, vittime innocenti, il peso e le conseguenze della guerra d'aggressione intrapresa dal fascismo. Bologna seppe passare rapidamente da un atteggiamento di iniziale incomprensione a un'accoglienza che è nelle sue tradizioni, facendo suoi cittadini molti di quegli esuli. Oggi vuole ricordare quei momenti drammatici della storia nazionale. Bologna ha accolto molti negativi, ma quel giorno quei pochi militanti riuscirono nel loro intento. Il viaggio continuò. A Parma finalmente potemmo mangiare. La destinazione finale fu La Spezia. Perché se non lo sarebbe un bel panorama, tipo all'epoca quando c'erano ancora legno, no? Sì, di lì, il legno, le panche in legno, scusate. E con la prima classe naturalmente cambiano, cioè che non ci sono i sedili, quelli, le poltrone in legno, ma bensì le poltrone, quelle un po' più, diciamo, comode. Ah, non mi viene in mente in termini la parola giusta, ma appunto i sedili cambiano. E allora, la cosa particolare di queste 100 porte è che hanno ben tre tipologie di livrea. Hanno il castano Isabella, il Giorgesia e il Verde Magnolia. E queste 100 porte naturalmente iniziarono il servizio nel 28 e entrarono e, diciamo, finirono il servizio negli anni 80. Stessa cosa le Corbellini, solo che le Corbellini sono del periodo fine anni 40. Il treno Intercity 641 di Trenitalia delle ore 16:58 per Ventimiglia è in partenza dal binario 17 che va a Savona, finale Ligure Marina, Alberga, Alassio, Piano, Imperia, Sanremo, Cortighera. La prima classe è in coda al treno. Sì, Trenitalia, Intercity, Trenitalia.
Imperia, Sanremo, Bruschera. So, the first coaches located at the rear of the train.